Nella disfatta di Caporetto caddero prigionieri quasi 300.000 soldati italiani, la metà di tutti quelli catturati nell'intero corso della guerra. La prigionia nella Prima Guerra Mondiale è un'esperienza che è stata studiata solo di recente e si è rivelata più spaventosa di quello che avremmo potuto credere. Negli imperi centrali, in Austria, in Germania, si moriva di fame. I loro civili morivano di fame. Potete immaginare cosa rimaneva per dar da mangiare ai prigionieri. Nei lager la mortalità era altissima. Il campo di Mauthausen in Austria, che i nostri già allora chiamavano Mauthausen, aveva la stessa fama sinistra che avrà poi al tempo del nazismo. Bisogna però anche dire che la prigionia di guerra di per sé non fa parte del racconto di una singola battaglia. Voglio dire che nei lager i prigionieri di Caporetto si mescoleranno con i prigionieri catturati in tante altre battaglie, anche se all'arrivo in genere saranno trattati con molta ostilità dai compagni. Si è già diffusa la voce che i prigionieri di Caporetto sono quei vigliacchi che sono scappati o si sono arresi senza combattere. Invece fa parte della storia di una battaglia l'esperienza di quelli che in quell'occasione vengono catturati. Cosa succede nel momento in cui butti il fucile e alzi le mani? Bisogna dire che studiando Caporetto viene fuori un mondo quasi rassicurante, dove si rispettano ancora le regole. Non è ancora il mondo feroce della Seconda Guerra Mondiale. In genere i prigionieri non vengono maltrattati, non ci sono violenze inutili, gratuite. I nostri feriti vengono curati insieme ai feriti tedeschi e austriaci. Negli ospedali i medici e gli infermieri italiani prigionieri continuano a lavorare al fianco di quelli tedeschi. E molti reparti tedeschi si prendono in forza un Pietro o un Giuseppe, come dicono loro, qualche prigioniero italiano per fare da autista, da cuoco, da facchino, e spesso se li portano dietro amichevolmente fino alla fine della guerra. Al momento della cattura di un reparto italiano, spesso il comandante tedesco porge la mano all'ufficiale italiano, si complimenta in francese per come hanno combattuto bene e gli dice di non prendersela, c'est la guerre. Poi ogni tanto, certo, non si resiste alla tentazione di sfottere un po' bonariamente gli sconfitti. Ogni tanto i tedeschi parlano con gli italiani e gli dicono adesso noi andiamo a Milano a prendere il caffè in galleria. Oppure dicono, e D'Annunzio? Come sta D'Annunzio? Fra gli austriaci ci sono anche triestini e dalmati che parlano veneto. E anche loro un po' sfottono. Adesso noi altri andiamo a Roma a ciapare il gobetto, dove il gobetto ovviamente è il re. Vittorio Emanuele III. Ma fra quei dalmati e triestini in divisa austriaca c'è anche chi si dispera. Ma perché voi italiani vi siete fatti sconfiggere proprio adesso che l'Austria non ce la faceva più e la guerra finiva? Ecco, mentre gli italiani prigionieri che hanno perso la battaglia festeggiano perché per loro la guerra è davvero finita, tra i vincitori c'è anche chi si dispera. È uno dei paradossi di Caporetto.